Una firma. Con una semplice firma si è concluso un procedimento che si dilungava da 18 anni. Era il 1996 quando l'ex Manfrini, abbandonato dalla Capitaneria di Porto, fu dichiarato inagibile. Da allora, incastonato da un'armatura di tubi che dovevano tutelarne la sicurezza, è andato degradandosi sempre più, finché lunedì 23 ottobre, nella Sala della Concordia della Residenza Municipale, con una firma sull'atto notarile, la proprietà è passata dal demanio al comune di Fano. Ed ora quest'ultimo potrà procedere ad eseguire il progetto di ristrutturazione. Testimone il notaio Annunziata Morico, protagonisti il sindaco Massimo Seri per il comune e il responsabile dell'agenzia del demanio Romeo Caccavone. A latere i collaboratori che si sono attivati per portare a termine questo lungo iter burocratico che ha trovato non pochi inciampi. L'attuale presidente del Consiglio Comunale, che occupando a suo tempo il ruolo di assessore alle finanze, aveva inoltrato la richiesta di acquisizione dello stabile per farne una casa popolare, progetto che anche a causa del cambio della normativa, l'immobile nel frattempo era passato dal demanio marittimo a quello culturale, non andò a buon fine. E poi l'assessore alle finanze in carica, Sara Cucchiarini, che ha concluso il procedimento, non senza l'aiuto della dirigente Daniela Mantoni e della funzionaria Katia Begliò. Presente alla cerimonia anche il progettista, l'architetto Sergio Del Rico, cui è stato affidato l'incarico di trasformare l'ex Manfrini in museo della marineria fanese. Un risultato importante di cui il sindaco Massimo Seri è andato particolarmente fiero. È stato un momento importante quello che si è svolto oggi nella Sala della Concordia del Palazzo Municipale, perché si è formalizzato il passaggio di proprietà tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Fano, un risultato che il sindaco Massimo Seri ha evidenziato con grande soddisfazione. Direi proprio di sì, perché è un percorso partito nel 2016, il voler entrare in possesso di questo immobile che in qualche modo è legato alla nostra città, è un simbolo della nostra città. È un passaggio che non è fine a se stesso, ma è un passaggio che sta nella valorizzazione di quell'immobile, che rientra all'interno di una visione, di una progettazione molto più ampia di valorizzazione del rapporto della nostra città con la marineria, con la nostra storia, con la nostra cultura, ed è soprattutto anche la fase terminale di un momento di degrado che quell'immobile aveva, anche di sicurezza, perché nel frattempo, nell'attesa anche che si concludesse questo percorso, noi abbiamo avviato già la fase di progettazione, abbiamo già destinato risorse e quindi nello spazio di un paio di mesi siamo pronti proprio per avviare anche la fase dell'avvio della gara per la realizzazione dell'opera. Quindi veramente un risultato straordinario, importante, non scontato, che fa onore alla città, ma soprattutto valorizza ancora di più la città e tutta quell'area che si lega anche, non dimentichiamolo, con la valorizzazione della Darsena Borghese, con l'ulteriore intervento, con la demolizione del casellino, il nuovo sottopasso e anche col secondo stralcio della riqualificazione del lungomare. Quindi rientra in un progetto complessivo e questo stabile, da una situazione di degrado, tornerà a disposizione e tornerà ad essere fruibile da parte dei cittadini e non solo. Possiamo considerare l'atto che si è compiuto qui questa sera come un omaggio alla marineria, ma anche come una prospettiva per la rinascita e la valorizzazione della flottiglia peschereccia fanese? Beh, direi di sì, è un riconoscimento importante perché è veramente del DNA della nostra città. Fano è un unicum, se ci pensate, finisce il corso, parte il vecchio porto della città con la Darsena Borghese e quindi in qualche modo è un inno, una valorizzazione e un mantenere vive anche la nostra tradizione, il nostro rapporto con la nostra storia. Quindi ha un valore molto, molto importante e diventa anche un investimento in prospettiva, perché poi i tempi cambiano, ci sono altre sfide, altre visioni e questo insieme, questo percorso si guarda anche al futuro. Oggi l'acquisizione del bene, quando l'inaugurazione del nuovo museo? Quello richiederà del tempo perché è un lavoro importante, lo farà il nuovo sindaco perché con questo mandato
partiranno i lavori, o perlomeno si affideranno, poi occorrerà almeno un anno e mezzo per l'ultimazione, però veramente ormai siamo in dirittura d'arrivo, le cose sono certe, ci sono gli affidamenti, ci sono le risorse, c'è il passaggio, quindi tutti gli ingredienti ci sono. Ed ecco l'ex asilo Manfrini come si trova oggi, cadente, incapsulato in un'armatura edile, una bruttura nel percorso che unisce il centro storico al porto. Qui l'assessora Sara Cucchiarini ha voluto illustrare ciò che avverrà in seguito al passaggio di proprietà tra Demanio e Comune. Finalmente un punto fermo nella valorizzazione dell'ex asilo Manfrini. Uno stabile che per lungo tempo è rimasto con un'armatura posticcia nella passeggiata di via Nazario Sauro, ma ora cambiano le cose. Perché cambiano le cose lo chiediamo all'assessore Sara Cucchiarini. Cambiano le cose perché ospiteremo qui un museo della marineria e anche un auditorium del mare, un luogo quindi simbolico, importante, restituito alla comunità dei marinai e al porto di Fano. È stato comunque un itinerario burocratico molto molto lungo, molto complesso, perché era partito sotto una visuale diversa. Sì, chi mi ha preceduto nella giunta precedente, lo ricordo, la ringrazio, l'assessora alle finanze e al patrimonio di allora, che era l'attuale presidente Carla Ciacchetelli, con l'amministrazione avevano comunque pensato un progetto di valorizzazione attraverso la realizzazione di alloggi popolari insieme ad ERAP. Poi nel frattempo la legge del federalismo demaniale, che noi abbiamo seguito anche allora presentando un progetto di valorizzazione, è cambiata, ha dato indicazioni diverse, più stringenti rispetto a come gli immobili del demanio, per essere acquisiti dal comune, debbono essere valorizzati e pensati, e devono esserlo fatti in una chiave prettamente culturale, di restituzione culturale storica dell'immobile stesso. Per questo si ricevette un diniego di quel progetto di valorizzazione di allora e ne ripensammo subito un altro. Nel 2019 abbiamo avviato un percorso che si è formalizzato poi gli anni successivi. Quel progetto vero e proprio sarà un progetto poi di carattere tecnico, culturale, per quanto riguarda l'istituzione del museo stesso. Ecco, cosa vedremo? Vedremo queste sale completamente ristrutturate? Beh, assolutamente sì, noi abbiamo già finanziato l'intervento di rifunzionalizzazione di tutto l'immobile, dove comunque il Comune di Fano ha messo già in bilancio 2 milioni di euro. Sono già programmate tutte le conferenze di servizi, c'è già un progetto in fase definitiva siamo pronti per pubblicare sostanzialmente. Quindi siamo assolutamente pronti per intanto rifunzionalizzare tutto il complesso all'esterno, efficientandolo da un punto di vista anche di strutturale, perché l'immobile come vedete è abbastanza pericoloso, non agibile attualmente, e dopodiché in una seconda fase, quando sarà rifunzionalizzato l'intero immobile, ci sarà poi il vero e proprio allestimento del museo, di cui poi si daranno successivamente comunicazioni e maggiori dettagli. Museo piano terra e poi il piano superiore? Allora, si è pensato alla realizzazione del Museo del Mare a piano terra in modo stabile e un auditorium del mare nel piano di sopra, una sala aperta a tutta la comunità, a tutta la città, per usi diversi che possono essere funzionali sia al museo sottostante, ma anche per attività che possono essere dei cori, del teatro, piccoli momenti di musica, incontri con la cittadinanza, e sarà tutto attrezzato per essere usufruito al massimo. Ed ora veniamo al progetto, un progetto atteso da lungo tempo, soprattutto da tutti coloro che sono legati alla storia della nostra marineria. E non possiamo trascurare il lavoro dei tecnici che hanno superato diversi ostacoli di carattere burocratico e la dirigente dei servizi finanziari Daniela Mantoni. È stato non facile arrivare al traguardo?
Sì, direi proprio di sì, siamo molto contenti perché questa operazione è un'operazione molto importante, è la prima operazione di federalismo demaniale culturale che si realizza nella regione Marche di così grande importanza, quindi ci rende molto orgogliosi anche del lavoro che abbiamo fatto, perché è stato un lavoro complesso, molto lungo e a volte insomma un periodo di una notevole complessità, e a volte abbiamo anche pensato di non riuscire a raggiungere il traguardo, ma con tenacia e perseveranza abbiamo sempre cercato di superare gli ostacoli e di conseguenza ci ha ripagato di tutto l'impegno e della costanza che abbiamo messo nel fare il nostro lavoro. E quindi per il patrimonio del comune comunale è un obiettivo molto strategico che incrementa di gran lunga insomma il nostro patrimonio. C'è stato un momento in cui sembrava che questo obiettivo non si potesse raggiungere. Qual è stato e come l'avete superato? Sì, diciamo che la procedura ha avuto inizio nel 2016. Nel 2020, a seguito della presentazione del primo accordo di valorizzazione che prevedeva la realizzazione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica, c'è stato praticamente uno stop, perché il progetto non era in linea con gli adeguamenti delle nuove linee del federalismo demaniale culturale, e quindi abbiamo dovuto archiviare il procedimento e ricominciare di nuovo con un altro progetto, che è quello della marineria, del Museo della Marineria Fanese. Ma perché questi procedimenti con il demanio vanno così alla lunga? Che cosa insomma si frappone per arrivare all'obiettivo? Diciamo che gli enti coinvolti sono tanti in questo caso, non era solo il demanio, c'era anche la sovrintendenza, c'era anche il MIC, quindi il Ministero della Cultura, e mettere insieme diciamo così, tutte le procedure, tutti gli atti per ottenere pareri favorevoli di tutti nel rispetto della normativa che nel frattempo si era adeguata e si era era cambiata, non è stato semplice. Quando gli interlocutori sono tanti, diciamo, è molto più motivante il percorso, ma è anche più difficile da raggiungere. Il progetto opera dello studio di Sergio Delrico, l'architetto nipote, dobbiamo dire, di Vittorio, che è stato un grande protagonista di questa procedura, di questo procedimento burocratico. Ebbene, cosa dovremo aspettarci per il nuovo volto del Manfrini, architetto? Dunque, il Manfrini sarà finalmente, diciamo, risistemato grazie a un progetto di rigenerazione urbana. E quindi che cosa diventerà? Sarà conservato sostanzialmente, perché sarà un grande intervento di conservazione lavorato con gli uffici della soprintendenza e quindi con un team di progettazione che vede anche altri colleghi con me, che sono la Politecnos per gli impianti, l'ingegner Bodini per la parte strutturale e anche in buona sostanza la Geocon per la parte geologica. E la cosa interessante è che riusciremo a presentare un cuore, un'anima contemporanea accanto a un'anima invece, diciamo, a un edificio che deve raccontare la sua storia e quindi racconta tutta la sua storicità nella conservazione del fabbricato. Un museo della marineria, due piani da ristrutturare completamente. Uno che entra in questo nuovo edificio cosa vedrà? Vedrà tanti spazi che gli ricorderanno quello che ha vissuto da bambino, perché ricordiamo che dal 1857 questo edificio ha ospitato generazioni di bambini, e quindi lo ritroverà quell'edificio, perché veramente noi lo conserveremo al meglio e in più naturalmente troverà uno spazio fantastico come era originariamente, quindi un volume con delle capriate in legno aperto con una luce zenitale dall'alto, e quello sarà un auditorium, il nuovo auditorium del porto. Sotto la marineria invece sarà raccontata con uno studio, diciamo, di allestimento museale di livello, quando, diciamo, potrà essere raccontato e completato e finito l'edificio. Infine sentiamo un rappresentante del mondo della pesca che fino ad oggi si è occupato di non perdere tutto ciò che questo mondo poteva documentare e che un domani potrà trovare una degna collocazione nel futuro museo. Sauro Berluti, presidente dell'associazione Il Ridosso.
Quindi l'ex asilo Manfrini sarà trasformato in un museo della marineria fanese, un museo che in realtà è stato un po' messo insieme fino adesso dall'associazione Il Ridosso. Sauro Berluti, avremo ancora dei reperti che ci ricordano il passato della nostra marineria? Certamente, noi in questi 20 anni, grazie anche all'impegno che ci aveva messo il nostro primo presidente Elio Milovas, purtroppo che non c'è più, siamo riusciti a raccogliere dalle famiglie dei marinai e tantissimo materiale, sia storico ma anche, diciamo, attrezzi da pesca, tutto quello che era inerente alla marineria, quindi il mondo della pesca fanese, noi siamo riusciti diciamo, ad accantonarlo, e attualmente lo abbiamo nella nostra sede di via Giacomo Puccini, dove chiaramente le scolaresche e i turisti e chi vuole può venire a visitare. Quindi speriamo di essere nelle condizioni di mettere a disposizione tutto questo materiale all'amministrazione comunale per poi realizzare quello che era per noi un sogno, il Museo della Marineria della Pesca di Fano. Per voi quindi l'acquisizione del Manfrini è un grande successo, un grande risultato. Vi proporrete per la gestione del museo? No, il discorso è, per noi è un bellissimo risultato, ma il risultato è per la città di Fano. Pensare che la città di Fano, una città che per anni è vissuta con la marineria, con i bellissimi pescherecci, una flotta grandissima, non potesse avere un luogo dove si poteva ricordare coloro che avevano fatto la storia, per noi era veramente un cruccio. È chiaro che essere riusciti dopo tanti anni ad avere l'immobile a disposizione del comune, come è successo per la Darsena, è certamente un bellissimo risultato. Per quanto riguarda la gestione, questo chiaramente non è una cosa che è un compito dell'associazione. Noi continueremo comunque a lavorare per la marineria fanese. Poi se ci sarà bisogno di una mano, di fare qualcosa, chiaramente come abbiamo fatto fino ad ora, diremo sempre presenti. Sì, perché un museo non deve soltanto esporre, ma deve anche vivere con iniziative, incontri, pubblicazioni, iniziative di carattere didattico. In questo credo che l'associazione Il Ridosso sia sempre in prima linea. Certo, noi anche in questo momento stiamo supportando l'amministrazione comunale per quello che riguarda la Fano Marinara, le visite guidate, gli incontri, i collegamenti con le scuole, con i turisti che vengono qui da noi. Quindi stiamo formando all'interno della nostra associazione delle giovani per che possano fare domani le guide, oppure possono essere nelle condizioni di accogliere all'interno del museo le scolaresche, i turisti e quant'altri, raccontando la storia della marineria. Oggi un altro pezzo del territorio, diciamo, della marineria viene fatto un intervento, ed è lo stradino del Gugul, che presto avrà una nuova pavimentazione, e certamente tutti questi elementi saranno positivi per creare il percorso della marineria. La gente si renderà conto di come erano i borghi marinari di una volta, ma anche come noi a Fano siamo stati in grado di mantenerli. Ed è stato molto significativo che al termine della cerimonia di firma dell'atto del passaggio di proprietà tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Fano per l'acquisizione del Manfrini si sia cantato un canto religioso, un canto bellissimo dedicato alla Madonna.